Ciao ragazzi e benvenuti sul canale di My Matematica. Oggi andiamo a vedere un modo per dire quando una funzione è continua. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Se questi contenuti vi stanno aiutando, sono utili e sono di vostro gradimento, fatemelo sapere lasciando un like, iscrivendovi al canale, attivando la campanella e condividendo il video con tutti i vostri amici. Oggi affrontiamo la continuità delle funzioni, una proprietà molto molto importante. In modo particolare voglio portare tre video, questo sarà il primo di tre video, quindi mi raccomando andatevi a vedere gli altri video che arriveranno anche nei prossimi giorni, in cui vi voglio spiegare tre modi differenti per vedere la continuità della funzione. Innanzitutto ricordiamo subito che la continuità è una proprietà puntuale, cioè quando io dico che la funzione è continua, mi sto riferendo alla continuità in un punto, quindi y uguale f di x, cioè la nostra funzione, è continua in x uguale x0, cioè nel nostro punto. Se vediamo il primo modo, una funzione è continua in x0 se f di x0 mi dà lo stesso risultato del limite per x che tende a x0 di f di x. Questo è il primo modo per valutare se una funzione è continua. Andiamo subito a fare un esempio. Vediamo un po'. Esempio. Io prendo questa funzione facile, f di x uguale logaritmo in base 3 di x, ok? E mi chiedo se questa funzione è continua, quindi è continua in x uguale 9. Allora, io devo verificare due cose. Quindi partiamo facendo f di 9. Beh, f di 9 che vuol dire? Prendiamo questo 9 e lo andiamo a mettere qua, quindi abbiamo logaritmo in base 3 di 9 e questo sappiamo essere uguale a 2. Vi ricordo che per quanto riguarda i logaritmi ho creato la playlist più completa su YouTube Italia, quindi andatela a cercare sul mio canale, se mi ricordo vi metto qua sopra la scheda della playlist, veramente trovate qualsiasi cosa, da come calcolarli a come farci le equazioni, come studiare il dominio, insomma tutta una serie di cose, andatevela a vedere che è veramente figa. Ok, abbiamo fatto il primo calcolo. Andiamo a vedere adesso invece il limite per x che tende a 9 di logaritmo in base 3 di x. Allora, questo limite è veramente facile da calcolare perché in cosa consiste? Prendiamo questo 9, lo andiamo a posizionare qua, quindi abbiamo logaritmo in base 3 di 9 che sempre 2 fa. La cosa che ci interessa è questi due risultati. Vedete che sono uguali tra di loro? Dunque, la definizione è stata soddisfatta e possiamo concludere che la nostra funzione è continua in x uguale 9? Sì. Quindi, come vedete, un concetto molto semplice e anche molto semplice da applicare. Ora, ragazzi, tocca a voi. Mi dovete dire qua sotto nei commenti se la seguente funzione, ve la scrivo, f di x uguale e elevato alla x più 2 tutto fratto x è continua in x uguale 0. La seguente funzione è continua in x uguale 0? Fatemelo sapere qua sotto. Ricordatevi che una funzione per essere continua deve soddisfare questa uguaglianza, quindi vuol dire che da qui deve venire fuori un numero, da qui deve venire fuori un valore finito e questi due valori devono essere uguali tra di loro. Ok? Quindi ricordatevi questo, ricordatevi che io sono qui nel ruolo di vostro coach matematico, quindi aspetto le vostre risposte qua sotto nei commenti. Dai, sbrigatevi, che aspettate? Ancora lì state? Andate a fare questo esercizio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!